pista anche Harvard Clemensen, fra poco toccherà Jason Lamichapuis. Sì, Clemensen è un fondista da non sottovalutare, tutto sommato, si può difendere abbastanza bene. L'anno scorso spesso e volentieri ha tenuto anche buoni tempi, per cui attenzione che ci potrebbe scappare anche la sorpresa, non per la vittoria ma per il podio, sarebbe il primo per lui in carriera. Non sarebbe male, eccolo qua, Anu Manninen, dunque siamo ai 49, fatidici 49 secondi per la partenza del finlandese. Il suo allenamento quotidiano. Sì, con lo schema di gara odierno per Manninen è senz'altro una passeggiata. D'altronde quelli che lo possono battere possono essere Mohan, Ackermann, Gottwald, però con del margine di esatto, vantaggio. Hai detto del la cosa giusta, col margine giusto. Oggi Mohan, per esempio, non è che sia messo molto bene, anche perché ha fatto due salti, non dico inguardabili, però forse sarebbe il termine giusto da usare. Sì, è il termine giusto. Mohan ha dimostrato di avere problemi in volo in questo inizio stagione rispetto al finale della scorsa stagione, in cui faceva la differenza, perché era sempre davanti a Manninen senza grossi problemi. A questo punto, sai, cambia tutta la sua valutazione, perché se si trova a dover recuperare 3 minuti in ogni gara diventa dura. Di fatto per la vittoria non può essere in grado di lottare con i migliori. Un discorso simile vale anche per Ronnie Ackermann. Ho l'impressione che siamo anche Ackermann li rivedremo al top della condizione più avanti. E se ci ricordiamo, ad Oberstdorf i protagonisti assoluti furono proprio loro due, insieme a Kierkeisen. Quindi se tanto mi dà tanto. Ecco, qui c'è da capire una cosa per quanto riguarda, che forse il punto, il perno di tutta la stagione dei combinatisti, la preparazione come è stata fatta quest'anno con le Olimpiadi di mezzo nel mese di febbraio, perché ovviamente non credo che tutti l'abbiano preparata, anzi sono sicuro ognuno l'ha preparata finalizzata a un suo risultato, a una sua idea di quello che vorrà fare, ovviamente i giochi olimpici che sono l'appuntamento più importante. Senza dubbio, soprattutto per un atleta come Ackermann che ha già vinto tutto. Eccolo qua, Anu Manninen, proprio questo signore qua che state vedendo col pettorale giallo di leader di Coppa del Mondo. Lui è uno che si è tolto tutte le soddisfazioni possibili, immaginabili e anche inimmaginabili in Coppa del Mondo, però gli manca quell'appuntamento importantissimo delle Olimpiadi, mentre Ackermann, per esempio, l'anno scorso, come giustamente tu hai detto, è arrivato, però Ackermann, se ben ti ricordi, aveva vinto a Trondheim le due gare e comunque si era già tolto i suoi podi, si era già fatto i suoi bei podi prima di arrivare a Oberstdorf. No, l'anno scorso l'Ackermann di inizio stagione era probabilmente anche più forte di Manninen, poi ha avuto problemi con la scarpa, se non esatto, era. Esattamente, proprio con le scarpette per il salto le ha cambiate, con quelle nuove non si trovava, da lì in poi non è più riuscito a ritrovare le giuste sensazioni. Peraltro ha saltato un periodo di gare di Coppa del Mondo, è rientrato poi ai mondiali in grande forma, però ha programmato ad hoc proprio l'evento di Oberstdorf. L'ha centrato in pieno, sì. Perché meglio di così credo che non potesse andare. Sì, ha rischiato di vincere 3 medaglie d'oro perché ha mancato quella della staffetta, la Germania è stata seconda in quell'occasione. Ecco, il rischio di una preparazione affrettata, e qua secondo me ci sono alcuni atleti, Max correggimi se sbaglio, però che sono ancora molto indietro con la preparazione rispetto al loro valore standard e rispetto a quello che avevamo visto l'anno scorso all'inizio della stagione. Il rischio cos'è? Che alcuni atleti che magari sono già in forma adesso arrivano a febbraio, e a febbraio parliamo già di quasi fine stagione, perché sì, è una stagione che sta finendo con le Olimpiadi, arrivino già quelli che sono carichi adesso, che stanno già scaricando tutto a febbraio. Sì, esatto. Forse magari rischiano di arrivare già scarichi. Esatto, questo discorso che fai tu è valido soprattutto per gli atleti più giovani, e due nomi su tutti, Koivuranta e Tande, che sono partiti piuttosto bene, bisognerà vedere se la condizione la manterranno fino alla fine. L'anno scorso per esempio Tande fu capace di andare forte anche a marzo, quando ci furono i mondiali juniores. Koivuranta no, perché i mondiali juniores in casa a Rovaniemi subì forse la sconfitta più importante della sua breve carriera. Quindi sicuramente cosciente. Esattamente, quindi da questo punto di vista il tuo discorso è senz'altro esatto. Per quanto riguarda i big che sono molto indietro, segnalo Christian Hammer, che finora ha davvero deluso soprattutto nel salto, ma come lui tutto sommato parecchi atleti che in genere non sfigurano perlomeno nelle prove in volo,
e quindi ho l'impressione che bisognerà aspettare. Ecco, forse già da gennaio, da inizio gennaio, con le tappe tedesche, riusciremo a capire qualche cosa di più sui veri valori in campo. In ogni caso Manninen resta più forte, comunque vada a finire in questo momento. Sicuramente, io ho sempre detto, è l'uomo da battere. Poi chi può battere, forse Manninen può battere Manninen, nel senso potrebbe rischiare di perdere lui gli appuntamenti importanti, come del resto gli è successo in passato, come perché la storia sempre insegna fino a prova contraria. Sì, come gli è successo sempre, tant'è vero che le uniche medaglie vinte da Hannu Manninen a livello mondiale e a livello di Olimpiadi sono arrivate con le proprie squadre. Lui a livello individuale non ha mai vinto nulla. Questo non è un caso, perché... E sappiamo che in queste gare qua, perdonami, non me ne vogliano gli amici che amano le gare a squadra, però una medaglia individuale ha sicuramente un altro sapore, un altro valore. Ah, questo... Su questo non c'è dubbio, non è neanche in discussione. E di conseguenza ho l'impressione che lo stesso Manninen non sia proprio al top della condizione, anche se... Il discorso è che lui ha questo strapotere sugli sci stretti che gli permette anche di perdere terreno. Però ci sono gli altri che sono più indietro di lui, perché almeno noi parliamo sulla base delle prime tre gare che abbiamo visto. Sì, beh. Però quello che appunto voglio capire bene di Manninen, perché onestamente dopo tre gare, permettimi, è un po' difficile capirlo. Io ho azzardato un'ipotesi, è migliorato nel salto Manninen secondo me. Però è un'ipotesi, perché qui rientra il discorso che abbiamo fatto, bisogna vedere quanto gli altri sono indietro con la preparazione sul salto e sul fondo, perché Manninen, certo, non si discute sul fondo, e questo non assolutamente non si discute, sul salto si discute e come, certo. Però qui è il discorso che entra la componente degli altri atleti, certo, com'è la loro preparazione. Non si può discutere poi sul fondo un atleta che nei primi 2,5 km, anche oggi ha recuperato 29 secondi nei confronti di chi è davanti. Io penso che Manninen abbia consigliato a Koivuranta di spingere subito forte per non farsi riprendere dal norvegese. Poi probabilmente, cercare di tirarselo dietro. Esatto, poi probabilmente Manninen staccherà il norvegese una volta raggiuntolo, e da lì in poi ci sarà, insomma, questa coppia finlandese che andrà alla caccia delle posizioni importanti. Ti faccio notare che Peter Tande in questi primi 2,5 km ha perso terreno nei confronti di Koivuranta, segno che Koivuranta sugli sci sta andando forte, e Peter Tande non ha perso poco, ha perso 9 secondi, tant'è vero che da dietro lo vedono. Se tu ti ricordi, nella Gundersen di apertura, quella di Kuusamo, Koivuranta era partito abbastanza spedito anche in quella gara lì, ha ceduto poi un po' nel finale, però era partito molto determinato. È vero. Questo gruppo numeroso, secondo me, non sarà un gruppo che arriverà al traguardo, cioè nelle posizioni d'appoggio. Tende a sfilacciarsi. Da dietro verranno ripresi sicuramente da De Mong, da questo signore che vedete inquadrato in questo momento, sia Ronnie Ackermann. De Mong, per la cronaca, ha già recuperato, direi, 23 secondi su chi lo precede, e non sono pochi. E vi aggiungo anche Gottwald, perché Gottwald sta arrivando, e anche lui, rispetto a chi lo precede, ha una marcia in più sugli sci stretti. Eccolo lì Gottwald, che ha scavalcato Takashi. Ed è attaccato, è abbastanza vicino ad Ackermann, se ho visto bene, sono minime le distanze, minime. Insomma, parliamo di una... Marginali, 9 sì. Secondi, sono veramente pochi, quindi... no, quello che ti dicevo di Koivuranta, che probabilmente riadatterà, perché la stessa tattica che forse ho usato a Kuusamo, cioè partire, cercare di non evitare di farsi risucchiare nel gruppone. Intanto salutiamo Renato, che ha scritto all'email diretta @eurosport.com. Questa è la situazione di 2,5 km. Mario Steker, il vincitore della sprint, a 1:15. Qui siamo, ecco, attenzione, che si è avverato esattamente quello che io avevo previsto. Vedi, ossia, che gli è già dietro? Sì, ha scavalcato Clemensen e l'ha staccato. Adesso prenderà Koivuranta e se lo porterà fino al traguardo, anche perché Manninen si è affezionato moltissimo a questo ragazzino che ha 10 anni meno di lui, ma che tutto sommato non è molto diverso dal Manninen che arrivò in Coppa del Mondo alla stessa età. Un Manninen che vinse subito, un Manninen che però era decisamente migliore nel salto rispetto al fondo, perlomeno nei primissimi momenti della sua carriera. Poi ovviamente... Se poi è cresciuto, si è sviluppato, è cambiato. Esatto, Manninen che ai tempi vinceva anche le prove di salto. E tra le altre cose ti dico una cosa, ho visto Clemensen più o meno come tempi, forse ha perso qualcosina, cioè parliamo di, se non sono 13 secondi dovrebbe essere una ventina di secondi, comunque più o meno anche Clemensen si sta difendendo mantenendo Sai Luca, erano due le possibilità. Cercando di mantenere più costante il distacco. Clemensen aveva due chance, numero uno, andare a prendere Koivuranta subito, e non è andata benissimo da questo punto di vista. Non c'è numero due.
forse ci ha provato, ma non ci ha provato, ma non ci è riuscito. Numero due, prendere la scia di Manninen e farsi trainare da Manninen fino a riprendere coi Furanta. Anche qui non è andata bene, di conseguenza io non mi stupirei se da dietro lo andassero a prendere. Intanto chi è in difficoltà è Tande, che è stato raggiunto dal gruppone che comprende 10 atleti, ma da dietro stanno arrivando De Mong con il 15 e Ackermann con il 16. Per cui per la terza posizione rientra. Sì. A me piace perché rientra Ackermann adesso, non senza cosa. Vorrei vederlo, rivedere il vecchio Ackermann. Ecco, vediamo se adesso Manninen lo stacca. Secondo me non lo stacca subito, cercherà di portarselo un po' indietro. E intanto hai visto quanto ha allungato, molto più di prima. Secondo me qui siamo intorno alla ventina di secondi, di più forse. Possono essere 20 secondi in questo forse momento. Forse di sì. Più, sai Max. Possono essere 20 secondi. Ma d'altronde era anche prevedibile, lo schema di gara era abbastanza scritto. Vediamo se Manninen dà una mano al suo compagno di squadra preferito. Sta cercando, secondo me, come hai detto te, sta cercando di tenerselo dietro il più possibile, almeno finché non arriveranno gli altri. Sì, Luca, comunque anche perché è aumentato il distacco di Clemens, certo, decisamente. Anche perché Hannu Manninen, di quelli che seguono, può temere eventualmente, e dipende dalle condizioni di gara, Ronny Ackermann e Felix Gottwald, che con un po' di fortuna lo possono battere allo sprint. Gli altri oggettivamente non sono in grado di recuperare su di lui, sì, per cui ovviamente non arriverà a questa condizione estrema, non è no. Il tipo che va a correre rischi, lui sa già che la gara comunque è vinta. Max, mi insegni che uno sprint è sempre uno sprint, cioè sì, è vero, hai le potenzialità, hai le gambe a mille, però sai, rischiare di arrivare a uno sprint quando te lo puoi evitare lo fai più che volentieri, e Ackermann se può lo evita. E tra altre cose ti dicevo, nei due tempi delle fondo disputate nelle prime due gare a Kusama, lui ha stabilito ancora una volta il miglior tempo, e secondo me la sprint, se durava solo un chilometro, è chiaro che stiamo nel campo delle ipotesi, durava solo un chilometro in più, andava non solo sul podio, ma si andava anche a riprendere Mario Stecker alla stragrande. Non c'è dubbio su questo, anche se la rimonta poi è stata in ogni caso eccezionale. Da questo punto di vista non c'è nulla da fare, lui sugli sci è più forte, lui adesso a questo punto si può permettere anche di fare gara di coppia con il suo compagno di squadra, tanto in ogni caso vincerà la prova. I più immediati inseguitori, quelli che lo possono davvero insediare, sono a minuto e 30 e la gara è già vinta. E ti dirò di più, guarda bene, secondo me stanno tenendo lo stesso ritmo, è da un po' che li sto osservando. Stanno cercando di mantenere lo stesso ritmo e se vedi anche lo stesso passo. Intanto ci scrive Giovanni Dalbissola che ci chiede quali e quante medaglie ha vinto Manninen nelle Olimpiadi di Salt Lake City. A livello individuale nessuna. Il miglior piazzamento a livello individuale l'ha ottenuto nella sprint di fondo, in cui ha chiuso in ottava posizione e è arrivato in semifinale. A livello di squadra ha conquistato una medaglia d'oro insieme a Sampa Lajunen, che in quell'occasione di medaglie d'oro ne conquistò tre. C'era anche Jaakko Tallus in quel quartetto. E insomma, senz'altro l'obiettivo di Manninen resta questa medaglia olimpica. Poi in Coppa del Mondo è talmente più forte che anche dosando le energie riesce a vincere ugualmente. Ci scrive anche Benito che riguardo al discorso che si faceva prima su vittoria individuale e vittoria di squadra, dice che comunque per gli appassionati e per il movimento la vittoria dell'Italia proprio su queste neve di Lillehammer è stato qualcosa di eccezionale. Beh, lui si ricorderà forse quella di fondo, sì, quella ovviamente dove Silvio Fauner ottenne, cioè Silvio Fauner è tutta la squadra azzurra, ma credo che quando uno si riferisce a quella gara ha negli occhi quella volata stupenda al traguardo, che sì, credo che resterà nella storia non solo del fondo italiano, sì, ma sì, negli annali, perché un finale del genere, Max, io sinceramente non ne ho visti spesso. No, senza dubbio, senza poi dimenticare le grandi frazioni di De Zolt e Albarello in alternato e quella di Vanzetta, tecnica libera, che riuscì a tenere il passo di un Olsgar che cercò di staccarlo in ogni modo ma non ci riuscì. Poi Fauner fu eccezionale nella volata finale. Era una grande squadra. Era una grandissima squadra, una grandissima squadra. Niente da ridire. Questo è il gruppo che lotta per la quarta posizione al momento, non escluso che possano andare a riprendere chi sta davanti in terza posizione. Sono in questo momento secondo me più di 10 atleti. Hai visto Clemensen a 33 secondi il ritardo, hanno cercato di allungare, è possibile che Manninen abbia detto a quei volanti di cercare di tenere più possibile il suo passo, di andare a mettere un po' di gap fra lui e il gruppo, che non tanto su Clemensen ma su quelli che arrivano dietro, perché sono loro il pericolo maggiore. Ah, non c'è dubbio al riguardo.
Ackermann 1.26, il suo ritardo ha recuperato anche il tedesco. Sì, però me lo aspettavo un po' più avanti, adesso è stato raggiunto da Felix Gottwald. Beh, sai, sono 50 secondi che ha ripreso dopo su 2 minuti e 10 che aveva di ritardo. Sì, però se il punto di riferimento preso è De Mong, direi che non stanno guadagnando sull'americano. No, in questo momento è vero. Invece direi che Gottwald, che adesso è riuscito a prendere Ackermann, cercherà di riportare il tedesco sotto. Tra l'altro due. Occhio a Tande, un minuto e sei il suo ritardo. Tande non bene finora, però è nel gruppone che lotta per la quarta posizione, quindi se la gioca ancora. E attenzione che Manninen ha staccato col Furanta. L'ha staccato. E siamo a poco più di 5 km se non vado errato. Vediamo coi Voranta come tiene, perché manca più di metà gara. Senz'altro il ritmo di Manninen per il giovane finlandese è però guarda là dietro. Io penso Clemens, che coi Voranta abbia 30 secondi su Clemensen che lo segue. Sì. Adesso faremo un credo che ne abbia una ventina, un 15-20 su Manninen. Sì, tentiamo noi un cronometraggio in coincidenza con la fotocellula inquadrata in precedenza, direi che comunque non saranno meno di 30 secondi per coi Voranta su Clemensen. Quelli più temibili restano quelli che arrivano da dietro. E guarda, eccoli, che gruppone qua, che c'è. No, guarda anche come arrivano, il passo determinato. Ed è un bel gruppetto. Eccolo qua, Clemensen. Ma Clemensen è in grande difficoltà. Viene risucchiato, credo che ormai sarà questione di pochissimo. Sì, sì, forse a 40 secondi anche su cui viene risucchiato. Ma era abbastanza prevedibile questo fatto. Mentre da dietro nulla da segnalare, una discreta rimonta di Mo, anche dal 25esimo posto è risalito al 19esimo, ma Luca è dura, 2 minuti su quelli che è molto difficile, Max, è molto difficile. Intanto vediamo che il gruppone è capitanato da Mario Stecker, ecco. Poi subito dietro Todd Lodvik. E sono arrivati anche Ackermann e Gottwald, che quindi vanno a riprendere De Mong. A questo punto la strategia dei tre citati deve essere quella di staccare questo gruppo, perché rischierebbero poi troppo a mantenere nella questo bagarra, passo. Rischiare la bagarra non conviene, vediamo. E poi ricordiamoci che se il ritmo continua a essere questo, da dietro rientra anche Magnus Mohan, che non è un bel cliente da affrontare nelle fasi finali della gara. E intanto cui Gruber e Biller forse. Sì, sono Gruber e Biller. Che tanto per non smentirsi sono in difficoltà sugli sci. Una cosa alla quale ci avevano già abituato decisamente in passato, non è una novità per noi. Intanto guarda, se ne sta andando, è aumentato ancora il distacco. Sì, lui ormai fa gara a parte da questo punto di vista, le vittorie diventano 33 con quella di oggi, con buona pace per tutti. È interessante vedere se coi Voranta può tenere da solo per 10 km, se ci riesce vuol dire che davvero abbiamo trovato un fuoriclasse, anche peraltro l'abbiamo trovato ugualmente. Il problema è l'abbiamo trovato comunque, però è un fuoriclasse anche perché c'è una testa che gli permette di tenerlo, perché da solo fare una gara a sé e tenere di testa per oltre 10 km, beh, insomma, ragazzi, non intanto è una... Luca, ci scrive Sebastiano che ci chiede notizie su Lucia Recchia sta decisamente bene e vorrebbe correre già stasera. Questa è follia pura, permettimi Max, ma dopo la tramvata che ha preso, se lo fa non credo neanche che gli daranno il nulla osta. Comunque direi che insomma l'importante è che non sia grave l'infortunio, anche perché ricordiamo che la quinta caduta in questo modo di la quinta commozione cerebrale, insomma, un campanello d'allarme. Permettimi che ci sia anche, e io credo che non gli daranno, anche se lei lo volesse, e secondo me non credo che sia in grado, non gli daranno nulla osta. Tanto visto che abbiamo aperto una parentesi sulle altre discipline invernali, ricordiamo che in mattinata Enrico Fabris, da Roana in provincia di Asiago, cioè da Roana vicino ad Asiago, non in provincia di Asiago, è riuscito a salire sul podio nei 1500 metri che si stanno disputando ad Herenveen in Olanda. Stiamo parlando ovviamente per gli amici di pattinaggio di velocità speed skating. Esatto, in una gara dove mancava Shani Davis, però c'era Chad Edrick che è arrivato secondo proprio davanti al nostro Fabris. Un'altra buona notizia dalla pista lunga del pattinaggio, che con Chiara Simeonato probabilmente ci regalerà soddisfazioni da qui in avanti. Comunque torniamo sulla combinata nordica e su Anssi Koivuranta, che sta cercando di non farsi raggiungere. Ormai perso il compagno di squadra, il Cigno di Rovaniemi,
Hanumaninen fa gara a sé. Ricordiamo che poi sul tracciato, come nel fondo capita molte volte, ci sono i tecnici che gli danno le indicazioni, e questo sembra una cosa, forse può sembrare banale, ma è una cosa preziosissima. Senza dubbio, dato qui siamo a metà gara per Manninen, che finirà questa sua passeggiata. Cioè, l'hai detto giusto, è un allenamento per lui. Sì, io ho detto allenamento prima, però Max di fatto è... Di fatto sì. Però d'altronde al momento i valori in campo sono questi, l'avevamo già visto a Cusamo. Per battere Manninen occorre che lui buchi completamente la prova di salto. Esatto. Insomma, quest'anno non è ancora ciccate. Non aveva fatto bene, mi sembra, il salto della sprint. E il differenziale tra Manninen e Koivuranta dopo 7,5 km dice più che 39. Manninen, sì, a cui bisogna sommare poi i 49 che doveva recuperare. Vabbè, sarebbe 1 e... È 1,20. 1,20. Anzi, andiamo per 1,30. Per cui, insomma... Da questo punto di vista, su chi sia il dominatore su queste nevi non c'è dubbio. Adesso vediamo se Clemensen è stato ripreso dal gruppone che lo inseguiva, e soprattutto cerchiamo di capire se Gottwald, Ackermann e Bill DeMong cercano di andare via o rimangono nella pancia del gruppo. Harvard Clemensen ed è già ripreso, sono ormai lì, verrà, io credo, risucchiato. E c'è Ronnie Ackermann davanti, se non sbaglio. Vediamo. Sì, Clemensen finisce a breve il suo sogno di podio, questo senz'altro. A metà gara. Siamo ai 7,5 km e come hai detto te, Ronnie Ackermann che si sta tirando dietro tutto il gruppone. Sì, col 7 sta tenendo bene anche Georg Ettik, che poi ha un buono spunto finale da poter mettere in campo. Ho visto la Misha Pui anche dentro, sì. Sono praticamente in 11. Ed è quello che chiude, l'undicesimo. Anzi, 12. È il dodicesimo che chiude Chapuis. 12 perché teniamo presente anche Clemensen. E da dietro dovrebbe arrivare Magnus Moan, che avrà circa una ventina, trentina di secondi di distacco nei confronti di questo gruppo. E guarda dalla grafica, i distacchi sono 3 secondi, tutti appiccicati lì in un fazzoletto. Sì, hai detto bene. Eccolo lì Magnus Moan che arriva. Però distacco sarà abbastanza importante, 40 secondi, non so se Moan riesce ad andare a riprendere quelli davanti. Comunque un bel passo anche lui. E dietro Kirchhijsen come un turbo sta risalendo, mi pare. Eccolo lì, col 20. Ora siamo sul gruppo che insegue i tre fuggitivi con Ronnie Ackermann che si sta tirando dietro Felix Gottwald. Sì, mentre Bill DeMong mi pare... essere partito troppo forte, adesso sta faticando a tenere il passo di questo gruppo. L'atleta tedesco inquadrato in precedenza non era Kirchhijsen, ma era Marcel Ohlig. Kirchhijsen insieme ad Asenet sono attorno alla 20ª posizione, in due rimonteranno parecchio senza dubbio. Intanto attenzione che qui la gara si decide. Almeno per 9 dovrebbe essere Jaakko Tallus. E a chiudere ancora non è più. Dovrebbe sì, è sempre la Misha Pui, il francese che chiude male questo tande gruppo. Invece, male tande, invece Moan sta risalendo forte, a dimostrazione che lui sugli sci in questo momento è uno di quelli che arriva subito dopo Hanumani. Ma subito dietro c'è Miki Gruber. Sì, che non è comunque un fattore della prova sugli sci e mai lo sta. Ma Gruber è un saltatore, l'abbiamo detto, e non è un atleta che fa testo. La delusione fino a questo punto è senz'altro Tande. Tande è stato raggiunto facilmente da chi lo seguiva e peraltro in questo momento è stato anche staccato. Non è riuscito a sganciarsi, esatto, non solo non è riuscito a sganciarsi, ma si è fatto pure risucchiare. E quindi qualche difficoltà per Peter Tande. Adesso i trenini si stanno anche un po' spezzettando, c'è ancora il secondo trenino, anzi il primo trenino molto compatto. Koivuranta, vediamo ancora un attenzione discreto che margine. Koivuranta non ha un margine di sicurezza. Dovrebbe su essere una trentina di secondi mal scarsi, contati. Forse. Mal contati una trentina di secondi su Ackermann, sul gruppo che insegue Ackermann, Gottwald, Lodwijk e Mario Stecker. Sta andando fortissimo Ronnie Ackermann. E a questo punto per Koivuranta si fa dura perché questi stanno arrivando a velocità doppia, forse tripla. Sicuramente verrà avvisato dei tempi dai tecnici, ma mancano ancora 6 km e si fa dura. Sono tanti 6 km. Sono parecchi. Sono veramente tanti 6 km. Intanto la regia ritorna sul leader Hanumaninen. 25 minuti di gara per lui, tranquillo, rilassato. Intanto ci scrive Ada che dice grandissimo Hannu, neanche con l'handicap riesce a perdere. Beh, Ada, lo sappiamo, è una grandissima tifosa, ci ha già scritto altre volte di Manninen. Poi
Mi scrive Benito che mi chiede se gareggiano gli italiani nel salto oggi. No, gli italiani non gareggeranno oggi nel salto, però per quello che so io in questo momento pare che rientrino in occasione della prova di Arrachov, che si disputerà settimana prossima in Repubblica Ceca, esatto. Intanto sentite Manninen, prima posizione per lui. Per Manninen ormai è una passeggiata fino all'arrivo, e chi rischia coi furante in questo momento, e rischia grosso anche. Siamo a 10 km, Max, vediamo il distacco di Manninen nei confronti Koivuranta, che ricordiamo ancora secondo, aveva circa una trentina di secondi di vantaggio sul gruppo capitanato da Ronnie Ackermann. E poi sempre Benito mi chiede chi era il quarto dei finlandesi nella staffetta che ha vinto le Olimpiadi di Salt Lake City, era Jari Mantila, che adesso fa lo ski man della squadra russa di salto. Eccolo qua, meno di 30 secondi, molto meno. Siamo sui 15 secondi, altro che... Sempre dovrebbe essere, no, non è più Ackermann a tirare, Stecker che sta tirando il gruppo, sta tirando il gruppo, ma si sta spezzettando, non vorrei sbagliare. È saltato completamente Peter Tande. Ce lo siamo persi per strada. Bill DeMong, eccolo lì, lo vedete col numero 15, in difficoltà anche DeMong. È partito troppo forte e adesso sta pagando. Dovrebbe essere dietro a Jakotalus. Sì, attorno alla decima posizione, qualcosa anche peggio. E anche lui è partito forse troppo forte. Sì, lui è partito decisamente forte perché ha recuperato praticamente 35 secondi su quelli che lo precedevano. Però adesso li sta riperdendo con gli interessi. Con gli interessi, il che è forse una tattica che non ha pagato. Anzi, Koivuranta. Adesso è dura, 5 km. Ce li ha sempre più vicino. 15 secondi, dai, gli altri passeranno a 1,35. Non di più, vediamo. Anche meno. 1,18 da Manninen, anzi Koivuranta. Probabilmente qua l'intermedio 1,29. Sono una decina di 11 secondi. Sì, forse Manninen avrebbe potuto dare una mano a... Avrebbe potuto dare una mano al suo compagno, quello sì. Però, ritorno a ridire, c'era il rischio di trovarsi a un certo punto a dover respingere di più dopo per liberarsi del gruppo che sta arrivando. È pur vero, forse anche quello ha fatto quel calcolo lì probabilmente. Mentre è completamente naufragato Peter Tande, come lui Alvar Clemensen, che è stato raggiunto da Tande, sono tutti in difficoltà e da dietro ho l'impressione che Magnus Moan sia decisamente vicino, rischia di essere il migliore dei norvegesi Moan oggi, fatto che pareva impensabile dopo la prova di salto. La prova di salto veramente inguardabile oggi. Una cosa anonima, totalmente anonima, definiamola in questo modo. Intanto la classifica dopo 10 km, Manninen, Koivuranta, Stecker, Ackermann a 1 minuto e 30, poi Gottwald. Io non mi aspettavo Stecker su questi livelli, mi sta sorprendendo. Cioè, pensavi fosse l'exploit di una gara, esatto, quella di 7 giorni fa. Anche lì bisogna capire, perché Stecker subito dopo la gara, nelle dichiarazioni che aveva rilasciato, ha detto: io sentivo che sarei andato sul podio. Questo dichiarato da lui, col senno di poi, però lui l'ha detto sì, sinceramente. Dopo la gara, non prima della gara, ma dopo il salto, dopo la prima parte della gara, ha detto: beh, oggi lui ha detto si sentiva che sarebbe arrivato sul podio. Beh, forse ha giocato un po' d'azzardo a fare una schema affermazione di gara fosse impossibile, perché in effetti i più forti partivano con ampio distacco e lui alla fine ha potuto approfittare dell'ottima posizione di partenza. Qui siamo sul gruppone che lotta per la seconda posizione, che ha scavalcato Koivuranta, se non sbaglio. Non sbaglio, Koivuranta è dietro. Vediamo se riesce a tenere passo di questo. Lodvik, intanto sempre il gruppo con Stecker, Lodvik. Il terzo dovrebbe essere nel gruppo, ovviamente, Ronnie Ackermann. Adesso Bill DeMong ha ricominciato a spingere. Ha perso qualcosa nella fase centrale della gara, adesso si sta riportando su questo gruppo che lotta per la seconda posizione. Sì, anche perché qua io credo che questo gruppo comunque si sfalderà prima. Niente della, di più facile. Io credo che siamo a 10 km, poco più di 10 km, io credo che sui 12-13 km si sfalderà adesso completamente. Hanno raggiunto Koivuranta e il passo è rallentato perché ovviamente Manninen non possono andarlo a prendere, da dietro non risale nessuno e quindi possono risparmiare energia. Adesso voglio vedere Max Koivuranta di testa
visto che si è fatto lo vedete lì, si è fatto risucchiare in mezzo al gruppo in questo momento. In volata di questi bisogna vedere di testa come riesce a reggere, anzi coi V40. In volata tra questi che abbiamo, visto inquadrati in questo momento, migliore probabilmente era Ronnie Ackerman. Mentre dietro, se non sbaglio, c'è Moa che ha quasi ripreso Tande Clemens, quindi buona prova anche per lui. Anche Gottwald è veloce, però in genere patisce con Ackerman. Bisognerà vedere se qualcuno non tenterà, magari a 3 km dalla fine, di andare via. Magnus Moan, Max, per i salti che aveva fatto, sta facendo veramente un garone. Sta facendo una gara incredibile, anche perché sta rimontando da solo, senza usufruire di trenini o di aiuto da parte di terzi. Intanto indietro Asené, che uno sugli non salta bene in questo periodo, l'abbiamo detto anche l'anno scorso, sugli sci stretti di solito ci ha abituato a dei grossi tempi. No, ma sta rimontando anche lui, Luca, tutto sommato, perché attorno alla 20ª posizione partiva da veramente lontano. Adesso guarda, è in 17ª posizione, ha praticamente ripreso il 16esimo. Vediamo se riesce a rientrare nei primi 10. Difficile che possa arrivare nei 15, però... Lui purtroppo il suo handicap, l'abbiamo detto, è il salto, è il suo grosso tallone d'Achille. E ho l'impressione di sì. Comunque coi V40 finora mi pare che resti lì con questi. Col pettorale numero uno, chissà che non provi a scappare alla fine. Deve cercare di non lasciarsi staccare. Intanto vedete Geiser, Jens Geiser. Non ho visto se Etik è attaccato alle code dei primi. Direi di... Etik era avanti, mi sembra. Direi di sì, col pettorale numero 7 c'è anche era lui. Era avanti, era dietro... poco dopo dietro Ackerman. Sì, quindi dei protagonisti della prima settimana di gare a Cusamo manca solo Peter Tande. Adesso si riporta sotto anche Bill DeMong, che va a cercare spazio all'interno, e sarà una bella battaglia. Vediamo se Gottwald prova. Gottwald sta attaccando sta adesso. Provando Ackerman dietro e subito a ruota Ludwig. Quindi Gottwald, Ackerman, Ludwig, probabilmente Ackerman cercherà. Sì, Talus che ha un buon spunto finale, in questo momento mi pare un po' il gancio col pettorale numero 8 in coda al gruppo. Davanti a lui c'è Jens Geiser che è in difficoltà, forse uno di quelli più brillanti era proprio Todd Ludwig. L'ho visto bene, ti dirò. Intanto qua vediamo Anu Manninen. Sì, ma questa è una gara a parte, forse sarebbe più interessante tornare sulla lotta per il secondo posto. No, anche perché qui vedi soltanto lui, sì, che si allena 12 km e mezzo, siamo a 2 km e mezzo dal traguardo, addirittura d'arrivo. Potrebbe quasi andare con gli sci all'indietro. Potrebbe andare anche con gli sci all'indietro, ma insomma, d'altronde non ruba nulla a nessuno, al momento è 4 spanne sopra tutti gli altri. Al momento, è un momento che dura da parecchio. È un momento che dura da... Tolto la parentesi mondiali, è un momento che dura da parecchio. Sì, salvo alcuni momenti, tra cui quello dei mondiali, magari gli inizi di stagione degli anni passati. Quest'anno è diversa la musica, se parte così fin da subito l'impressione che... È un massacro. ...possa battere il record di vittorie in una singola stagione, che peraltro, se non sbaglio, già gli appartiene. Andiamo a vedere il gruppo degli inseguitori con Todd Ludwig davanti a Ronnie Ackerman, poi Felix Gottwald, Mario Stecker. Sai che non gli appartiene il record di vittorie in una singola stagione contando anche mondiali? Appartiene a Vic, che ne ha vinte 11 nel 99, nella stagione 98-99, l'anno scorso. Furono 10 successi per Manninen, chissà che non sia questo l'anno buono per battere. No, gli è mancato, mi ricordo, perché l'avevamo fatta l'anno scorso, sì, la telecronaca, gli è mancato proprio nel finale. Sì, perché vinse una Gundersen Moan che di fatto gli impedì di arrivare poi a 11. Al record, sì, era anche arrivato ormai, credo, aveva già vinto la Coppa del Mondo. Aveva già la delusione dei mondiali. Aveva già la delusione dei mondiali e aveva le pile, credo, completamente scariche a quel punto. Decisamente, qui... Immagine sui delusi di giornata, Clemensen e Peter Tande, che sono stati scavalcati anche da Moan. Vediamo qui che cosa succede, sono ancora una decina abbondante. Davanti c'è ancora Stecker. Ancora... No, c'è Gottwald. No, è Gottwald. Gottwald. Distacco imbarazzante. Io azzarderei che Manninen, se va bene, se non tira il freno, arriverà con 2 minuti e 16. Chi sta faticando da matti per tenere questo passo è Talus, che è proprio al gancio. E qui siamo su Moan, che ha scavalcato i suoi due compagni di squadra che partivano con ampio vantaggio.
e va alla caccia, penso, di nessuno, perché difficilmente va a prendere quelli davanti, deve recuperare 20 secondi. Forse un cedimento. Mon 2.14 in questo momento il suo distacco, e anche Chapuis è finito indietro malamente. Tande 14esimo, 2.19. Intanto ci scrive Benito, che dice che tutto sommato gli piace il colore della tuta finlandese, e sottolinea che se Manninen si metteva coi 40 sulle spalle per tutta la gara, forse per la vittoria era più interessante. Sì, sì, ci sarebbero state, gli mettono le zavorre, nello slittino mettono le zavorre sotto, dentro nella slitta, nel bob idem come sopra. Lui si mette un atleta sulle spalle, potrebbe essere una soluzione. Intanto sì. Sedicesimo Asenè. Si sta facendo una rimonta strepitosa, vediamo se riesce ad andare a prendere anche quelli davanti. A 2,5 km per andare a prendere il gruppetto di Tande e compagnia. Più o meno come tempistica Asenè, come tempi dovrebbe essere intorno alla quarta posizione, solo di fondo sto dicendo. Ah, forse anche meno. Forse anche meglio. Un attimo due conti, ma mi sembra che sia intorno a quelle posizioni lì. Però adesso sarebbe meglio tornare sulla battaglia per la seconda posizione e non soffermarsi su questa lotta. Hai per visto, la ti ho detto che il trenino si sarebbe staccato intorno ai 13 km, 12 km e mezzo si è già sfaldato. Questa è la parte dietro della corsa, col pettorale 10 c'è Biller che ha perso un'enormità, col 23 c'è. No, però erano nel gruppo, Mathias Menz. Sono stati. Beh, Biller sì, Mathias Menz invece era più indietro, ha rimontato, mentre questa è la situazione 12.5. 12.5, Gottwald, sono 1.52, no, beh, ancora abbastanza compatto, ci sono ancora 7 atleti. Intorno all'1.50, fra l'1.52 e 1.55. Intanto immagini, primo piano ovviamente riservato a Dannu Manninen. Ma adesso qualcosa è successo, ed è successo che sono andati via Felix Gottwald e Ronnie Ackermann. Ronnie Ackermann, l'avevano detto comunque che tendenzialmente si spaccava. E si preannuncia una. Adesso potrebbe essere una volata Gottwald. Sì, è saltato anche completamente Stecker. Assi con i 40. No, Stecker è in quarta posizione. Stecker è lì, cioè con i 40 dietro. No, sto dicendo che l'altro gruppo è guidato da Stecker. Sì, è saltato, sono saltati con i 40, Geiser e Tallus. E guarda. Con i 40 rischia di. Mohan arriva agevolmente nei 10 a questo punto. Va a prendere anche chi lo precede. Ricordo che Magnus Mohan partiva con 2 minuti e 55 da Koivuranta, quindi guarda quanto gli è andato a riprendere, perché ormai ce l'ha lì, è lì a vista. Sì, sì, sì. Beh, grande, grande prestazione di Mohan nel complesso, mentre dietro sta andando come un treno anche Asenè col 34 che ha già scavalcato, Tande col 12 scavalca anche Smith. Che gara Asenè oggi sugli sci. Ha già recuperato, e dodicesimo ha recuperato 22 posizioni. Perso tantissimo Lamy, Chapuis e Clemensen, guardate dove è andato a finire. Sì, in sua compagnia c'è anche Tande, oggi veramente deludentissimo. No, non ha azzeccato la Giomassera già. E Gottwald sta a Ackermann per la seconda posizione, o quantomeno ci sta provando. Ma ci sta provando, secondo me, perché Ackermann forse tirerà anche un attimo il fiato. Il problema è lasciarlo andare via. Lui ci sta provando. Se ne sta proprio andando. E dietro probabilmente sarà volata per il quarto posto tra questi quattro uomini. Bill Stecker. De Mong, due americani, un tedesco e un austriaco. Stecker e Lodwig. Poi hai visto De Mong, Anu Manninen, sempre solitario. Ormai per lui manca poco al traguardo, sì, al termine di questa 15 chilometri. Sta per imboccare praticamente la discesa che porta dentro lo stadio. Ovviamente un finlandese che va a trionfare in Norvegia, anche perché a questo punto mi sorge il dubbio, lui ha vinto nella sua carriera su tutte le piste. Sì, se forse no, bisognerebbe forse controllare, però non è escluso. Una delle cose, prossime cose che faremo in futuro è controllare dove eventualmente non è riuscito a vincere, ma mi sembra che abbia vinto praticamente dappertutto. Beh, comunque Lillehammer aveva già vinto nel 98, per cui questa non è una prima volta. Però in Norvegia per lui 4 vittorie, tutte in gare sprint, questa è la prima vittoria in una Gundersen, se vogliamo trovare la novità. A essere pignoli. Tanto Ronnie Ackermann che prova a resistere al tentativo di fuga di Felix Gottwald. Sì, è abbastanza faticato in questo momento Ronnie Ackermann. Beh, ha speso moltissimo comunque per. Sì, comunque sta tenendo. Ackermann ha dimostrato che sul salto è abbastanza indietro, però ci sono ampi margini di crescita. Nel fondo invece è già su un buon livello.
attenzione perché la stagione è ancora lunga. Ecco qui Manninen che va a vincere. E dunque siamo al traguardo per Annu Manninen dopo 41 minuti, vittoria numero 33 per il finlandese, podio numero 65. Sono numeri che si commentano da sé, per le vittorie totali è il migliore di tutti i tempi. Ha staccato di 5 piazzamenti, di 5 podi Vik, il norvegese che si è fermato a quota 60. Non è neanche affaticato, ovviamente cambia gli sci per la premiazione, la marca però è sempre la stessa. Marca norvegesi materiali, che equipaggia anche alcuni atleti italiani come Fulvio Valbusa. E qui stiamo aspettando Gottwald. Dobbiamo aspettare, mi sa, un po', perché... è un minutino. Gli ho detto che secondo me arriva con 2 minuti e 10, 2 minuti e qualcosa. Forse ha recuperato... Felix Gottwald ha staccato Ackermann. Sì, l'aveva già staccato. Sì, ma qui sta andando. Sì, sta andando forte. Comunque per Ackermann sarà una buona terza posizione. Io dico che, esatto, per lui comunque, visto come era iniziata la stagione, è un ottimo risultato. Non sì, è arrivata senza la dubbio. Vittoria, però insomma mi sembra che sia un grande risultato dopo... le due prove, dobbiamo dirlo Max, erano state deludenti a Cusamo. Sì, deludenti, ma con comunque alcuni sprazzi interessanti nel fondo che non vanno dimenticati. Oggi si è confermato su buon livello sugli sci stretti. Chi è andato veramente forte comunque Gottwald, che riesce ad arrivare secondo partendo 22esimo, non male. A questo punto ti dico, austriaci, un occhio. Ma beh, gli austriaci comunque sono una delle nazioni leader in questo sport. Io faccio un discorso anche a livello di squadra. No, infatti... anche perché Steker comunque tutto sommato adesso, ecco, dietro vedremo, si capisce come poco, vediamo cosa succede. Allora, ed è arrivato, dovrebbe essere Lodvik, quarto Lodvik, quinto Etik, sesto Steker, volata, poi Covurante settimo su Tallus. Bildemong è andato in crisi praticamente negli ultimi 2 chilometri, è stato risucchiato da quelli dietro, arriva adesso col pettorale numero 15. Come hai detto te, ha fatto 15, una gara ad elastico, e questo alla fine ti fa pagare tantissimo. E Magnus Moan per un pelo non entra nei 10, comunque 11esimo, dietro c'è Asené che ha fatto una gara straordinaria sugli sci, chiude 12esimo, poi per il 13esimo probabilmente forse ce la fa ancora Tande, che comunque di posizioni oggi, ne ha perso oggi decisamente indecibile. Ce la fa, gara deve vincere dalla volata, perché comunque ho visto che Asené 12esimo. Se la lotta con un tedesco, no, non la fa neanche la volata. Tante è stato staccato da questi atleti, chiude 16esimo. Clemensen 15esimo. Passaggio a vuoto di Peter Tande. E Peter Tande era secondo nella classifica generale di Coppa del Mondo. A questo punto Manninen. Detto giusto, era secondo. Esatto, Manninen dopo 3 gare porta a casa 250 punti. Il più vicino non so quanto sarà, forse ha già 100 punti di distanza. Avrà un centinaio di punti. Credo. Potrebbe essere Steker il secondo in graduatoria. Arriva anche Kierkhuizen in questo momento, che lui ha recuperato qualcosa, una 12 posizioni per la precisione. 17esimo, a 2.55. Andiamo dopo Kierkhuizen. Hölig. Dunque abbiamo visto, Max, un Ackermann... in miglioramento, diciamo in crescita dopo la prima uscita stagionale. Sì, senz'altro. Il dato interessante è che più di 3 atleti sono quelli che attualmente hanno vinto di più nella combinata nordica tra gli atleti in attività, quindi Manninen, Gottwald e Ackermann. Un podio che abbiamo già visto e rivisto 1000 volte. Se i valori sono questi, direi che... Ackermann è la 14esima volta che arriva terzo in Coppa del Mondo in carriera. Infatti, se i valori sono questi... Anzi, la 15esima, scusa, era 14 prima di questa, 15esima volta che conquista un terzo posto in Coppa del Mondo. Dicevo che se i valori sono questi, nulla è cambiato rispetto all'anno scorso, però abbiamo visto ottimi segnali da Moan, che crescerà nel salto, nelle prossime prove. Da rivedere Tande oggi male, molto male, e da rivedere anche qui Furanta, che oggi tutto sommato non ha saputo approfittare di uno schema di gara abbastanza favorevole. La riprova comunque l'avremo già domani con la sprint, Max, gara più corta. Sicuramente, come ti dicevo, da vedere Ackermann domani come si comporterà, se riesce a saltare meglio. Sì, tanto poi la prova squadre, insomma... Lascia un po' il tempo che trova, dici. Hai detto bene, vedremo cosa accadrà. Certo che la Finlandia
con Manin con Furante e Tallus, allora, visto che domani gareggeranno tre atleti per nazione, parte favorita. Saranno Finlandia, Germania e Austria. Sì, ci mettiamo anche la Norvegia. E Stati Uniti, queste cinque qua. Beh, Stati Uniti non ha il terzo uomo, quindi non so se...